Ciao grandissimi, benvenuti in questo nuovo mini video. Oggi voglio far vedere queste due piante della mia ragazza di avocado, una che è veramente gigantesca, io sono circa 1,83 m, questa sarà almeno 2,10 m, 2,20 m senza problemi. È partita proprio scappata completamente, probabilmente dettata anche dal fatto che c'ha una vigoria impressionante. Addirittura qui sta buttando anche in inverno un nuovo germoglio, vedete? Cioè, se ne frega altamente di freddo, sì, c'ha un po' di foglie un po' sciupate dal freddo, però insomma, come vedete, le parti quelle più deboli sono tutte messe bene, quindi insomma non ci sono grossi problemi. Pianta che è sempre stata comunque fuori e non ha mai avuto grossi problemi. Questa invece è un'altra pianta molto interessante, io la metto quasi al pari di quella mia boschetto. Perché è una pianta che comunque regge molto bene il freddo, come vedete sì, c'ha qualche foglia sciupata, ma proprio leggermente. E poi guardate le foglie, insomma, ragazzi, una vigoria impressionante, bellissima proprio. E poi un'altra cosa interessante di questa pianta è che tempo fa l'avevamo intrecciata, come vedete, cerco di farvelo vedere un po' più da vicino, si è intrecciato praticamente tutto il tronco principale, perché erano partiti questi due getti che poi abbiamo diviso tramite questo che ora è uscito, però insomma è un separatore che ha permesso insomma di mantenere queste due branche lontane, perché altrimenti erano troppo vicine, e hanno creato questa bellissima pianta qui. E quindi insomma niente, volevo far vedere, perché queste non ve le avevo mai fatte vedere, vi avevo fatto vedere soltanto le mie. Insomma, mi pareva interessante anche farvi vedere queste due, visto che sono le uniche delle tantissime che aveva piantato la mia ragazza e sono sopravvissute anche al freddo. Quindi probabilmente queste qui hanno una genetica particolare e sono abbastanza resistenti al freddo. Naturalmente non ci sono venuti grandissimi freddi, ma comunque sono beccate temperature anche di meno 5 per poche ore, però comunque sono arrivate sicuramente anche a meno 5. Quindi insomma ve le volevo far vedere, perché non ve l'avevo, come vi ho detto, mai fatte vedere, e insomma spero che sia stato un altro video interessante. Questa insomma sono stupito, perché è veramente gigantesca, cioè non si ferma più. Questa se si fa continuare a crescere qui, questa continua senza problema, addirittura adesso ha deciso di diramarsi, ma si è diramata tipo a 1,90 m, capite? Quindi non è proprio il massimo. Cercheremo di riabbassarla, magari partendo da proprio quel germoglio che vi avevo fatto vedere. E quindi niente, insomma, ragazzi, queste sono le due piante delle mie ragazze che sono sopravvissute a tanti anni, credo che queste ci abbiano circa 3 anni, se non mi sbaglio, 2 o 3 anni. E niente, insomma, ve le volevo far vedere perché erano secondo me molto interessanti, specialmente questa, come vi ho detto. Secondo me è quella più vicina alla mia boschetto a livello di resistenze. E quindi niente, ragazzi, dai. Noi ci si vede al prossimo video, sempre qui su Food Stories. Ciao ragazzi.